Buongiorno, sopravvivenza militare Elite Scout. Oggi parliamo di EDC. EDC è una serie di oggetti che vanno utilizzati in un contesto urbano moderno. Questo che cosa significa? Significa che in un contesto urbanizzato, civilmente urbanizzato, io usufruisco di delle utenze, usufruisco di dei supporti. Quindi, in un contesto urbanizzato, potrebbe mai mancarmi l'acqua potabile? In un contesto urbanizzato, potrebbe mai mancare per lunghi periodi l'energia elettrica? In un contesto urbanizzato, potrebbe mai mancare medicinali? No, perché in ogni angolo ci sono farmacie, quindi è difficile che in un contesto urbanizzato, socialmente creato per soddisfare qualunque esigenza, io abbia bisogno di essere autonomo o comunque di sostituire con le mie capacità queste utenze. È veramente molto difficile. Ovviamente, nella composizione di un EDC non bisogna andare a pensare di creare un EDC per fronteggiare una situazione post-apocalittica alla Mad Max, per intenderci, che sono cose totalmente assurde. Perché? Quante possibilità ci possono essere che un normale cittadino in un contesto civilizzato urbanizzato abbia l'esigenza di costruirsi un riparo? Quante possibilità ci sono che un normale cittadino in un contesto urbanizzato civile abbia l'esigenza di Può accendere un essere un fuoco? kit generico con degli elementi all'interno che possono andare bene per la maggioranza delle persone, o un kit più specializzato per persone che hanno un preciso profilo. Parliamo di gente che lavora, ad esempio, nel campo della sicurezza. Potrebbero aver bisogno di mettere dentro il loro EDC un'arma. Diversamente da chi può lavorare magari nel campo ospedaliero, difficilmente nel suo EDC Questo cosa troverete significa? un'arma da Significa fuoco. Significa che io devo mettere degli elementi che mi possano permettere di interagire quindi nell'ambiente in cui parliamo sono. di Di una una serie di oggetti che ci portiamo dietro per far fronte, per definizione, alle normali esigenze che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni nella società occidentale moderna. Questa definizione è molto importante per scegliere, per catalogare gli elementi che andranno a comporre il Il nostro tuo EDC. EDC. Che mi devo porre nella composizione del mio EDC è quali sono i pericoli o le esigenze che mi circondano, quali sono i pericoli che mi circondano nell'ambiente dove vivo, quali esigenze ho da soddisfare nell'ambiente dove vivo. Una delle cose che assolutamente c'è nell'ambiente dove vivo, sicuramente abbonda la tecnologia. Quindi io nel mio EDC devo avere degli strumenti che mi possono permettere di interagire con la tecnologia, di sfruttarla a mio vantaggio, di averla a disposizione. Questo è un modo intelligente di comporre un EDC, ad esempio. Sfruttare al massimo le risorse che Un altro abbondano. modo intelligente di comporre un EDC è quello di inserire al suo interno dei presidi salvavita, delle cose che mi possono permettere di levarmi dai guai o comunque di gestire delle situazioni anche drammatiche in un contesto urbano, come possono essere incidenti domestici o incidenti stradali. Insomma, sono queste le cose che succedono in Con un contesto. Non contesto voglio dire urbano. che bisogna avere un EDC composto da una sala operatoria, è ovvio, però bisogna sempre ricordarsi che noi siamo i primi ad intervenire, siamo lì sul posto per primi, in attesa dei soccorsi specializzati, perché in un contesto urbano qualsiasi tipo di disastro possa verificarsi, comunque sia, ci saranno sempre delle forze specializzate che interverranno. Difficilmente dovremmo gestire tutto noi dalla A alla Z.
Un esempio può essere Amatrice, il terremoto. Quella è una calamità, è stato un disastro, una calamità. Ma la reazione personale, anche in calamità di quel tipo, no? È una reazione limitata nel tempo, limitata al momento in cui entrano in gioco i reparti specializzati che fanno gli interventi specializzati. A quel punto lì, noi, come primi elementi di prima linea, abbiamo finito di interagire con quello che è la situazione. Parliamo Situazione. di un qualcosa che portiamo dietro sulla nostra persona. Cioè, io devo avere una serie di oggetti messi in un modo che io possa portarmeli dietro ovunque, sempre, senza grossi problemi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io sconsiglio sicuramente di adottare come contenitore per le vostre EDC le tasche tattiche col sistema molle. Le trovo un po' fuori luogo in un contesto urbano e soprattutto limitate, perché il sistema molle è un sistema studiato per essere agganciato su degli equipaggiamenti tramite delle fettucce, quindi applicabili su sull'abbigliamento civile, oltre che fuori luogo, mi sembra anche poco pratico. Seconda cosa, sono degli equipaggiamenti che si notano. Si nota. Tu lo noti in una persona che ha un EDC di questo tipo, col sistema molle agganciato dietro. Lo guardi perché vedi che c'è qualcosa che non va con quello che, nel modo in cui è vestito. Non puoi mettere quei supporti su tutti i modi in cui ti vesti. Saresti ridicolo a vestirti con una camicia e un paio di mocassini con il sistema molle agganciato dietro. Secondo me sono delle soluzioni poco pratiche e inadatte a quello che è il contesto urbano. Per permettermi di far fronte a eventuali emergenze di carattere urbano che si possono verificare, mi deve permettere o comunque deve agevolare il mio interagire con quello che è l'ambiente urbano a livello tecnologico, perché al giorno d'oggi questo è il fulcro che fa girare tutta la società. Quindi io devo essere in grado di interagire con la tecnologia che mi circonda. Deve permettermi di portarlo appresso, in giro, attaccato al mio corpo, sempre, perché è inutile che io mi faccio un EDC grosso così, che poi lo mollo in macchina perché è troppo vistoso o è troppo scomodo da portarmi dietro, anche se vado alla cena con la fidanzata. È troppo scomodo, è troppo grosso, non me lo porto dietro, lo mollo in macchina, perché a quel punto lì non è più un EDC, a quel punto lì è un kit di emergenza auto, non è più un EDC. L'EDC io ce la devo avere sempre dietro, in qualunque posto e in qualunque situazione. Questo è il concetto che deve essere rispettato, altrimenti non parliamo più di EDC e soprattutto deve interagire con l'ambiente urbano, deve essere contestualizzato all'ambiente urbano, altrimenti non è un EDC, ma è un kit di sopravvivenza modificato per stare con un piede nella natura selvaggia e un piede nell'ambiente urbanizzato. Quindi qui non si parla più di EDC, ma si parla di un minestrone o di un qualcosa che non è più né Di carne scenari né pesce. apocalittici. Del tipo che io mi devo costruire un riparo e quindi mi devo portare dietro la metallina nel mio EDC perché mi può servire a mantenere la temperatura corporea. Sì, è vero, ma in un contesto urbano, ma in quale situazione io dovrei utilizzare la coperta termica? Cioè, per farmi un riparo in un contesto urbano? Che è pieno di case e di anfratti, mi devo fare un riparo in un contesto urbano? Che situazione dovrebbe esserci che mi possa spingere a essere costretto a farmi un riparo in un contesto urbano? Francamente non riesco a Fatte capirlo. Queste queste premesse, vi mostrerò quello che è il mio EDC. Ovviamente è fatto sulle mie esigenze, su quello che è il mio modo di vivere l'ambiente urbano. E gli elementi che sono all'interno, come tutti gli EDC, dovrebbero essere elementi personalizzati in linea di massima. Dunque, analizziamo adesso gli elementi di quelli che sono il mio EDC. EDC che è stato composto senza essere
un EDC specifico, ma è un EDC generico, senza nessuno scopo specifico di sicurezza, particolarità operative di nessun tipo. Cioè è una composizione abbastanza banale che può andare bene, può calzare sul profilo di chiunque a livello urbano. Allora, innanzitutto quando usciamo di casa, che cosa facciamo? Ci prendiamo sicuramente l'orologio, le chiavi di casa, gli occhiali da sole, e li portiamo via. Poi un'altra cosa che prendiamo sicuramente è il portafoglio e poi iniziamo con degli oggetti un po' più specifici. Allora, intanto sul portachiavi io l'ho corredato personalmente con una piccola lametta che in ogni momento può venire utile, assolutamente non è a scopo di difesa perché con una cosa del genere non fermi neanche un ragazzino. È solo una cosa pratica che mi può servire per aprire qualcosa, un pacco, insomma, tagliare una fune, un tagliacorde o cose del genere. Niente di nessun uso particolare. Quindi adesso parliamo di oggetti un po' più specifici. Sicuramente ci può far comodo avere nel kit una pila. La pila ci può far comodo per ovvi motivi. Poi abbiamo il nostro cellulare, sempre appresso. Quindi è sensato, visto che il cellulare è uno strumento tecnologico che può interagire con l'ambiente circostante, avere la possibilità di ricaricarlo potrebbe essere data dal fatto di avere un cavo USB agganciabile a qualunque dispositivo, può ricaricarmi il telefono. Posso passare dei dati con il cavo USB o recuperare dei dati, a seconda. Stesso discorso per una chiavetta, posso utilizzarla per cedere o recuperare dei dati, può essere utile nel contesto urbano. L'utilità del telefono in un contesto urbano, a prescindere dalla marca e dal modello e dalla funzionalità, non c'è bisogno che ve la spiego. Sapete tutti che il telefono può anche salvare la vita in determinate situazioni, come ha già fatto in situazioni passate e come continuerà a fare, quindi è uno strumento fondamentale che bisogna avere. Poi passiamo adesso a degli strumenti un po' più pratici, come può essere un multitool. Non c'è bisogno di avere una Letterman assolutamente, perché in un kit generico come questo mi deve essere un multitool che mi debba permettere di risolvere piccoli problemi. Non devo sicuramente tirare giù il motore della mia auto con questa cosa, quindi anche una cosa di basso costo, diciamo che può risultare efficiente e utile allo stesso tempo. Quindi un multitool, uno strumento multiuso, può sicuramente far comodo. Un'altra cosa molto importante è avere la possibilità di avere del fuoco sempre. Ok, non siamo in mezzo a un bosco, abbiamo detto che è difficile che io abbia la possibilità di dover, cioè abbia l'esigenza di dover accendere dei fuochi per chissà quale motivo, siamo in un contesto urbano, però il fuoco è anche luce. Io sicuramente in un contesto urbano potrei aver bisogno di vedere cosa sto facendo, quindi avere la possibilità di avere delle luci di backup a parte alla mia luce principale è una cosa vantaggiosa. Due inneschi per avere il fuoco, uno che può essere l'accendino e uno che può essere i fiammiferi. Non vi dico di portarvi dietro l'acciarino perché l'acciarino è uno strumento che è più per corredare dei kit di sopravvivenza nella natura selvaggia, in quanto bisogna utilizzarlo con delle apposite esche, e, insomma, c'è tutto, poi c'è una skill di maneggio dell'acciarino, diciamo che non tutti possono essere pratici nell'utilizzarlo o comunque accoppiarlo con quello che è l'esca per avere il fuoco. Contrariamente, penso che tutti quanti sappiamo utilizzare un accendino e una scatola di fiammiferi. Poi, in un contesto urbano, nella peggiore delle ipotesi, comunque sia, vuoi dirmi che non troviamo della carta da incendiare in un contesto urbano? Siamo circondati da carta in un contesto urbano.
Quindi è difficile che io non trovi delle esche da incendiare o da dar fuoco all'occorrenza. Abbiamo detto il nostro portafoglio che ovviamente all'interno può essere corredato di tutte le nostre schede o documenti o quant'altro, e quello è un corredo, diciamo, normale di equipaggiamento del nostro portamonete. Una cosa molto utile che bisogna avere all'interno del portamonete è, ad esempio, avere una lista di numeri di telefono scritti a mano su un foglio di carta da poter chiamare in caso di emergenza. Perché? Sì che noi abbiamo tutte le nostre rubriche nel nostro telefono da 1000 euro, S5, S7, S20, ma il telefono può subire dei danneggiamenti o potrebbe non essere più di nostro utilizzo. Quindi avere la possibilità di avere dei numeri di emergenza da poter chiamare è sicuramente una cosa intelligente da inserire nel nostro EDC. Un'altra cosa molto importante nell'EDC è avere la foto. In questo caso abbiamo un personaggio che è un ex comandante della Legione Straniera, ma questo è soltanto per fare un po' di satira. Avere la foto di qualcuno a noi caro. Avere la foto di qualcuno a noi caro, visto che l'EDC è uno strumento che mi deve poter servire anche per fronteggiare situazioni di emergenza, in una situazione di emergenza avere la foto di qualcuno a noi caro potrebbe darci la forza o la voglia di continuare a lottare per venire fuori dal problema. Quindi secondo me è un elemento da inserire nell'EDC. Un altro elemento interessante per chi ha la possibilità di reperirli sono queste piastre, dette piastre di sopravvivenza, che hanno diverse funzioni: cacciavite, apri bottiglie, apri scatole, insomma, svita dadi e quant'altro. Se le appendi a un filo così segnano anche il nord, insomma sono magnetizzate, hanno diverse funzionalità, quindi occupano poco spazio perché sono sottili, all'interno di un portafoglio sono praticamente impercettibili e può aver senso averla dietro per ogni evenienza. I soldi devono essere parte integrante del nostro EDC. Parlo di soldi extra a quelli che noi portiamo dietro nel nostro portafoglio, perché il portafoglio potrebbero rubarcelo, il portafoglio potremmo perderlo. Quindi avere dei soldi di backup per sbrigare, risolvere alcuni problemi o comunque tirarci fuori da un impiccio può essere utile. Potremmo essere a Roma, perdere il portafoglio, avere l'esigenza di tornare in Piemonte, ma non abbiamo soldi perché ci hanno rapinato. Come torniamo? Facendoci fare un bel multone da Trenitalia? No, possiamo prendere le nostre 100 euro di backup dal portafoglio, fare il biglietto e tornare a casa nostra. Questo è un modo, ad esempio, per utilizzare i soldi di backup. Poi parliamo anche di eventuali esigenze mediche. In un contesto urbano, quando si verificano delle calamità, non siamo noi a risolvere il problema. Quando si verificano delle calamità, le prime cose che si mettono in moto sono le chiamate telefoniche. Le chiamate telefoniche vanno a contattare i servizi specializzati. I servizi specializzati fanno l'intervento sulla calamità. Questione di ore, non di settimane e neanche di mesi. Questione di ore. Ok? Parliamo di contesto urbano Nel civilizzato. mio EDC, a tal proposito, ho inserito dei presidi medici che ho già avuto modo di farvi vedere o comunque li vedrete. Uno è questo, che è il tourniquet CAT, il Combat Application Tourniquet, che altro non è che un laccio, un particolare tipo di laccio emostatico. E seconda è la benda di emergenza, più comunemente chiamata Israeli Con Band. questi due presidi medici in un contesto urbano ho la possibilità di fare degli interventi significativi. Posso fare un intervento anche su un incidente stradale, se mi trovo nelle vicinanze. Posso
aiutare una persona che ha bisogno di essere salvata perché sta morendo in emorragia, di emorragia. Con questo lo posso fare. Posso fare con la benda di emergenza delle fasciature e tamponare dei sanguinamenti. Lo posso fare. Io in questi due strumenti ho un vero e proprio kit di emergenza medica a tutto tondo. Posso veramente interagire ad ampio spettro sulle cose che possono essere rilevanti in un contesto di sopravvivenza e medico. Il tutto inserito dentro il mio marsupio. Bassa visibilità, praticità e comodità. E questo è quello che può essere, anzi è quello che è, il mio kit di tutti i giorni urbano. Oltre ai soldi che possiamo avere nel nostro EDC, cioè una quantità di denaro che ci possa permettere di fronteggiare eventuali problemi nel caso io venga separato dalla mia riserva principale, cioè il portafoglio ed eventuali carte per i prelievi bancomat, nel nostro EDC è sensato dietro il telefono provare a aprire il telefono e inserire all'interno del telefono un'altra banconota, una riserva della riserva, un'altra banconota inserita dietro il telefono può essere utile qualora io venga a trovarmi nella situazione di aver perso tutto, di non poter accedere e mi è rimasto solo il telefono. Comunque ho un'altra banconota che mi può servire per tornare a casa, insomma, gli impieghi del denaro in un contesto urbano sono molteplici. In un contesto urbano è il denaro che risolve la situazione. Quindi, spero di avervi dato, dei piccoli consigli che possono esservi utili per comporre il vostro kit, di gestione crisi urbana. E vi rimando al prossimo video. Elite Scout, sopravvivenza militare, vi aspetto.